ask you why. The train is gone. Oggi il nostro viaggio in Molise ci porta a Riva Limosani per il Palio delle Quercigliole. La 214esima edizione però è stata caratterizzata anche dalla pioggia. Al termine delle prime due manche di qualificazione, un forte acquazzone ha rallentato la macchina organizzativa e ha disfatto i piani dei tanti curiosi appassionati di questa manifestazione che trascorrevano qui la loro giornata all'insegna del divertimento con un picnic. Ma insieme alle nostre immagini, alle nostre interviste, andiamo a rivivere il Palio del 2017. Di Donato qui a Riva Limosani con tutta la comunità di Santo Stefano per il Palio delle Quercigliole, una buona scusa per trascorrere insieme alla comunità questa giornata. È un'invasione pacifica che abbiamo fatto tutti noi. Oramai è una tradizione. Ci aspettavamo che anche i nostri amici di Riva Limosani facessero la stessa cosa con noi quando abbiamo fatto le festività, ma noi la facciamo sempre, oramai è una tradizione di rito. Vi siete organizzati per bene, c'è lo spillatore, sì. C'è la lasagna, c'è l'insalata, c'era il secondo, c'è l'anguria, c'è veramente tutto. Di tutto. Hanno portato di tutto, hanno portato una ventata di allegria, tanta felicità. Un cuore aperto praticamente agli amici di Riva e soprattutto a questa bellissima tradizione. Sono importanti queste manifestazioni, soprattutto d'estate, per le comunità, per farle vivere? Per farle vivere, ma cercare di riapproparci del senso di identità, che si è un po' perso. Però Riva, la nostra piccola comunità di Santo Stefano, in questo periodo fanno di tutto praticamente per far ritornare anche le persone che stanno dal di fuori. Quindi diciamo che sono delle tradizioni che vanno mantenute e che devono essere anche supportate anche a livello istituzionale. Nonostante un biliardino in discesa si gioca ugualmente. Certo, è sempre bello giocare in ogni circostanza. Come sta andando questa giornata, nonostante il tempo un po' incerto? Benissimo, è bello. In compagnia con gli amici, stupendo. Lui invece chi è? Lorenzo, digli, presentati. Ma come sta andando questa giornata, Lorenzo? Ti piace? Sì. Cosa in particolare? Cosa hai mangiato? Mi racconti anche cosa hai mangiato? Le lasagne. Che sono state buone. Sì. Come procede questa giornata qui a Riva Limosani? Bene, ci stiamo divertendo. È una bellissima giornata, speriamo che non piove perché il tempo è un po' incerto, però sta procedendo. Però non si direbbe dagli occhiali, ti dico la verità. No, perché gli occhiali si portano. Una grande organizzazione ho visto qui alle mie spalle, perché avete il biliardino, avete la roba da mangiare, dall'antipasto al dolce, alla frutta, al caffè, avete tutto. Sì, ogni anno facciamo questo proprio perché ci teniamo, è una festa stupenda questa. È anche bello anche radunarsi qui per stare tutti quanti insieme. Da Santo Stefano, come sta andando questa giornata? Tutto bene, tutto molto divertente. Si beve, si canta e via, fuoco. Vedo che siete ben organizzati, c'è un biliardino addirittura. No, ma stai in piano più che altro, comunque va buono. Come sta andando? Tanto divertimento. In attesa però sempre della finale. Voi fate il tifo per qualche contrada in particolare o no? No, noi siamo, non ci schieriamo. Quindi alla fine vincerete sicuramente. L'importante è divertirsi. Come sta andando questa giornata? Cosa si fa in attesa della finale? Adesso sono arrivato. Adesso aspettiamo la finale, vedo tutto ben allestito tra pasta, anguria, un poco di insalata, c'è tutto. Da stamattina sono arrivati questi ragazzi e hanno messo la bancarella per mangiare. È una buona scusa questo palio per trascorrere una giornata all'aperto e in compagnia. Insieme, come no, ci mancherebbe. No, e di dov'è? Di Santo Stefano. Quindi è vicino, diciamo. Qua tutto di Santo Stefano sono. Dove state andando? Alla chiesa, stiamo cercando un passaggio. Quindi questa giornata comunque prosegue all'insegna della famiglia, vedo. Certo. Siete proprio di Riva Limosani o di dove siete? Fossalto. Come mai qui? Io è la prima volta veramente che ci vengo, quindi è una bella manifestazione. Però una scusa buona per stare in famiglia. Certo.
In attesa della finale cosa state facendo? Giochiamo a carte a piripicchio. Come sta procedendo questa giornata qui al Palio? Siete della Contrada Piazza. Sta procedendo bene, abbiamo fatto quarti ma va bene lo stesso. E cosa, una giornata da trascorrere per lo più anche tra amici credo, come vi siete organizzati per oggi? Un po' con la tenda, il mangiare, il dormire, robe del genere. Cosa vi siete mangiati? La pasta al forno, le cotolette e che ci sta più? Ah, il tiramisù. Vi siete divisi i compiti però? Sì. Ognuno portava qualcosa. Per quanto riguarda invece il Palio, cosa vi aspettate e come sentite anche questa? Prima volta vinca il Morgione quest'anno. Quindi qui al tavolo c'è una sfida tra le contrade a carte. Noi siamo del Morgione, lei dei villaggi e loro tre della piazza. La piazza non mi gioca un botto di tempo nella corsa dei cavalli. Noi non abbiamo vinto in questi ultimi 5 anni e questo lo tengo a mente. Mentre il Morgione 3 anni fa ha vinto. Mi hanno detto che il villaggio mi sa che invece è il campione in carica, o sto sbagliando? Sì, sì. Quindi c'è da mantenere il titolo. Esatto. Senza Vallo che è Contrada Senza Frontiere in carica al villaggio. Infatti la mattina è stata aperta proprio la contrada dai giochi. Come sono andate anche per voi? Bene, bene. Il Morgione, sì. Chi ha vinto? Il villaggio, campione in carica. Mentre piazza com'è andata? Piazza è arrivata quarta, però l'ultima volta che abbiamo giocato a Contrada Senza Frontiere il 2013 abbiamo vinto noi. Comunque abbiamo capito che lei è la memoria, insomma, all'albo d'oro di questi giochi. Michele Di Bartolomeo, sindaco di Ripalimosani, c'è il dispiacere di non avere un vincitore, ma comunque il Palio delle Quercigliole ha richiamato comunque tanta gente qui. Sì, come ogni anno il Palio ha richiamato gente e come giustamente lei diceva non c'è un vincitore, però dobbiamo tutelare sia i cavalieri e i cavalli, quindi era una scelta obbligata. Purtroppo dopo tanti giorni senza pioggia, la pioggia si è ricordata di arrivare proprio oggi, anche se vediamo adesso c'è il sole, però purtroppo non ci sono assolutamente le condizioni per portare avanti la gara. Però la festa è riuscita, la gente è venuta su alle Quercigliole, le famiglie si sono divertite, fino alle 4 siamo stati a ridere, cantare, scherzare in allegria. Quest'anno abbiamo avuto anche tante persone che sono rientrate dall'estero, quindi era un'occasione anche per loro far vedere la finale, però due batterie ci sono state, altrettanto spettacolari, quindi penso che chi è venuto ha potuto assistere a una bella manifestazione. Speriamo per il prossimo anno, purtroppo sono delle manifestazioni che si svolgono all'aperto, quindi non dipende da noi. E adesso speriamo per l'anno prossimo che la pioggia non si ricordi di arrivare il 12. L'anno scorso è arrivato l'11 e siamo riusciti a correre il 12. Quest'anno ha posticipato e ci ha bloccato la finale. Comunque un ringraziamento particolare lo voglio fare ai ragazzi del comitato festa, ai ragazzi del comitato, perché dei giudici di gara, perché hanno lavorato tantissimo, anche ai dirigenti della ASL, dei vigili del fuoco, perché sono stati sempre vicino, ci hanno dato un supporto in questi giorni veramente incredibile. Ancora sono qui con noi e ci stanno aiutando, quindi ringrazio tutti coloro che ci sono stati vicini e invitiamo il prossimo anno qui alle Quercigliole per festeggiare tutti insieme la vittoria di una contrada. Hanno vinto tutte le contrade, l'abbiamo già detto in apertura, comunque a prescindere questa gara di cavalli si combacia però con una fede religiosa, la Madonna insomma della Neve, questa cappella unica nel suo genere, quindi è una buona occasione per promuoverla. Sì, certamente, anche perché è un posto a pochissimi chilometri dal capoluogo di regione, quindi facilmente raggiungibile. E un posto dove fare anche, oltre ad osservare la bellezza della cappella, anche l'area circostante, quindi per i bambini e per le famiglie. Quindi questa è anche un'occasione per far conoscere questa bellezza nascosta tra
tra le querce di Ripa Limosani. E poi è una chiesa che si trova lungo le vie tratturali, quindi il tratturo è la chiesetta, quindi invitiamo le persone a venirla a visitare. E voglio anche ringraziare l'emittente Telemolise perché è sempre presente a Ripa Limosani in tutte le manifestazioni che facciamo.